di andare in campo e dare il massimo, non sicuramente non come oggi. Partita della stagione. Con due napoletani in panchina, l'allenatore Montefusco e il direttore generale Antonio Giuliano, la squadra ha rotto la lunghissima crisi di astinenza. La prova d'orgoglio si è concretizzata contro un Vicenza rinunciatario che ha dato subito la sensazione di non voler imprimere alla gara un ritmo forsennato. Montefusco manda in campo un giovane scarlato al fianco della punta storica. Ma è Turrini che crea i primi grattacapi all'ex di turno Mirko Conte. Dalla destra nascono i pericoli per il Vicenza. Brighi è costretto al colpo di reni sul tiro cross del numero 7 napoletano. Carlato rimette il pallone al centro dell'area, ma nessuno è pronto alla deviazione. Dopo i fischi dell'inizio, il pubblico ora assiste l'incontro in silenzio. Il sigillo accompagna però il tiro dalla distanza di scoglio. Vidalin tiene in panchina Otero. Al posto dell'attaccante uruguaiano gioca l'altro ex di turno, Arturo Di Napoli, che al ventesimo intaglia la tela. Il portiere napoletano è costretto al duplice intervento per evitare il gol. Al 26esimo, Carlato sul cross di Trasconi colpisce di testa, ma la palla si perde alto. Un minuto dopo, Nico segna, ma il gol è annullato per il fuorigioco di Di Napoli. Il pubblico si scuote definitivamente poco prima della fine del primo tempo. È dal piede di Scarlato che fa il passaggio che libera Rossicchio. Il centrocampista supera Brighi e poi finisce a terra. Il direttore di gara, senza indugi, indica il dischetto. Il calcio di rigore è trasformato da Turrini. Nella ripresa, Vitellin manda in campo Mascolo ed Otero al posto di Di Napoli ed Ambrosetti. Ma il Vicenza non ha neanche il tempo di reagire che subisce subito il secondo gol. L'azione parte proprio dal piede di Scolla e che va via sulla destra. Cambia con Scarlato e poi supera con un preciso diagonale Brighi. Il centravanti consigliato al Napoli da Busa di un Bosco può già gioire nella sua prima al campata. La partita è praticamente finita. Ayala va vicino al terzo gol, ma la sua conclusione è troppo alta. Taglia la tela, corre dei rischi solo al 61esimo, su calcio di punizione battuto da Otero e deviato dalla barriera. Il Napoli con dignità gestisce il doppio vantaggio fino al 90esimo e dopo 5 minuti ritorna alla vittoria. Montefusco sorride, i tifosi applaudono.